in the trace of Magna Graecia, and I'm here with Vincenzo. Vincenzo is a ceramics artisan with his wife and with his son. This is their atelier. I have never been in such an authentic, original atelier, and it is in the middle of history. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a lei. E grazie per la tua ospitalità e per accettarmi per fare due domande. Prego. E Palazzolo è molto importante. Beh, sì. Perché? Beh, perché ha delle origini antichissime, perciò è pieno di cultura e la cultura è proprio la cosa principale delle persone. Ecco. Delle persone. Più cultura c'è, più c'è valore nel paese. E grazie agli artigiani siciliani possiamo trasmettere questa cultura. Certo, dobbiamo. Dobbiamo. E il tuo mestiere è più importante per Sicilia, per la cultura ceramica. Eh sì. E come hai cominciato? Beh, guardi, io nasco come modellatore, ecco, non ero proprio un ceramista, ma nasco come modellatore. E quindi, come ho capito, che tu lavori dall'inizio a fine tutto a mano. Noi facciamo tutto questi noi. Questi si chiamano biscotti. No, questo è stampo, è stampo, il primo stampo. Primo stampo. Però prima di fare questo viene fatto il pezzo originale in argilla. Argilla. Cioè proprio viene modellato. Okay. Poi viene fatto uno stampo in gesso. Mm-hmm. E sopra questo stampo in gesso facciamo, diciamoci, i pezzi uguali, diciamo, ecco. Uguali. Okay. Anche tu lavori come su misura, quindi sì. I clienti vengono da Bravo, te e dicono io voglio questo e facciamo perfettamente quello che ci chiedono, i colori e il sistema. Abbiamo fatto ad esempio anche 12 teste per una stilista di noto che ce l'aveva commissionato e l'abbiamo fatto, noi abbiamo fatto tutto il biscotto, la modellatura. Poi in susseguenza un altro mio collega ha fatto la decorazione. Uh-huh. E quello è stato un grosso lavoro che ci ha impiegato un po' tutta l'estate. La gente come ti trovano? Non è facile. Non è facile, ma quando qualcuno vuole trovare, ti trova. Comunque c'è da dire che l'anno prossimo, sarebbe già gennaio, febbraio, siamo già in sistemazione per fare la parte di là sopra, un negozio già, una bottega artigiana con negozio incorporato, che insomma le persone possono venire tranquillamente certo. a comprare. Ecco, le faccio vedere un pezzo. Luca, la prende per favore quella testa di... Sì. Un pezzo che ora questo domani o dopodomani deve partire per Roma e ce l'hanno chiesto, ecco, dicendo sempre sul discorso, ce lo chiedono e noi lo facciamo. Ci avevano chiesto questo tipo di figure e le abbiamo fatte. Queste sono delle teste che vengono applicate al muro. Meraviglioso. Silenzio. Sono un po' pesantuccio, però ecco. Grazie Luca, grazie, buona domenica. Grazie a voi dell'intervista.